dal recupero dei materiali, dalla possibilità anche con le nuove tecnologie che ci sono, quindi a sua volta non inquinanti, perché fino adesso si spostavano i rifiuti da una parte a un'altra, quindi oggi possono diventare ricchezze. La Camera di Commercio di Firenze ha competenza regionale e quindi si occupa anche di un coordinamento insieme ai colleghi delle altre Camere per sostenere le imprese in questo settore. Rilasciamo le autorizzazioni al trasporto, rilasciamo le autorizzazioni alle attività di bonifica dei siti, di bonifica dei siti contenenti amianto e al commercio e intermediazione di rifiuti. È una grande fetta di economia e soprattutto ora in un periodo che per fortuna si comincia a parlare anche di economia circolare. Per quanto riguarda l'Albo, siamo la seconda regione in Italia per numero di iscritti, subito dopo la Lombardia. Abbiamo più di 15.000 imprese iscritte. Incredibilmente, nel periodo della pandemia, abbiamo avuto un incremento del numero degli iscritti di oltre 1.000 unità. Non ci occupiamo soltanto in Camera di Commercio di autorizzazioni al trasporto, ci occupiamo anche di vidimazione e bollatura dei registri ambientali e dei formulari, ci occupiamo di tutti i registri di matrice europea. Se non si fa cultura, e questo è il ruolo anche dell'Albo nazionale ma anche regionale, non si fa cultura della formazione, anche gli adempimenti che devono essere seguiti sicuramente diventano ancora più complicati. Abbiamo 58 organi di controllo che possono usufruire dei nostri albi, oltre le 10 procure appunto presenti in Toscana. Nuovo appuntamento formativo gratuito online il 15 gennaio dalle 9 alle 13 con focus su requisiti e compiti del responsabile tecnico nella gestione dei rifiuti. Verrà anche presentato il nuovo portale per iscriversi alla verifica di idoneità e alla sua gestione. Esportare il vino italiano in Scandinavia è il titolo del nuovo webinar che si terrà il 20 gennaio dalle 15 alle 16. Risolte tutte le problematiche relative al rilascio delle CNS e dei token USB presso gli sportelli della Camera di Commercio di Firenze. I rallentamenti si sono verificati per il passaggio a livello nazionale dal vecchio ente certificatore Aruba al nuovo Infocamere.